Allora, questo progetto in che cosa consiste e com'è nato? Allora, questo progetto è nato su iniziativa di alcuni genitori per invogliare i nostri ragazzi a leggere un po' di più. E dono un libro, che cos'è? Una raccolta di libri per arricchire la nostra biblioteca, con dei libri sia usati, quindi testi vecchi, oppure anche testi nuovi, sia di scuola che un genitore a casa, oppure anche dei libri di lettura. Perché non donare o comprare un libro di narrativa, qualsiasi genere, e donarlo alla scuola. Abbiamo anche creato un volantino, il quale sta già circolando sia sui gruppi WhatsApp ma anche sui nostri social. E questo è, come dicevo prima, per promuovere queste biblioteche scolastiche, che sono un importante luogo di creativo e di incontro per invogliare, dare anche una passione, creare questa passione verso i ragazzi già dalla tenera età. Questo volantino, come dicevo, quindi sta girando sui nostri social, anche con uno slogan, diciamo, non sai cosa ti perdi, l'unica cosa che si può dire a chi non legge. A chi dare questi libri? Questi libri, ci sono dei numeri a cui rivolgersi, ci sono dei numeri di WhatsApp, verranno contattate queste persone e verranno dati questi libri poi alle varie scuole di ogni ordine e grado. Siamo felici di questa iniziativa perché già abbiamo ricevuto molte telefonate e niente, vi ripeto, abbiamo dei numeri di telefono, il 380 79 479 979, scusi, e 347 788 2728, sono i due numeri che ci sono sul volantino. Contattate queste persone per donando questi libri, che poi noi provvederemo a smistare per categoria ma anche per varie scuole. Ripeto, tutti i cittadini sono interessati, tra quali alunni, genitori, insegnanti, tutti quanti, donando un proprio libro, nuovo, usato che sia. Il libro consiste in un libro di lingua, un vocabolario, ripeto, qualsiasi libro. Doniamo un libro alla nostra scuola.